Una cerimonia sobria ma al tempo stesso pregna di significati è quella che si è svolta presso l'auditorium di Acerno, dove alla presenza di autorità religiose, tra cui l'arcivescovo di Salerno Luigi Moretti, militari e civili, è stato riconsegnato ai legittimi proprietari il tesoro di San Donato, patrono di Acerno, tesoro sottratto alla Chiesa l'11 settembre dello scorso anno. Il recupero del tesoro è merito del Nucleo Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli che, a margine di una serrata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha portato all'arresto di 29 persone con base logistica in provincia di Napoli che ricettavano beni d'arte provenienti da luoghi di culto e istituti religiosi ubicati sull'intero territorio nazionale. Di fondamentale importanza per l'individuazione del prezioso tesoro è risultata la comparazione delle immagini degli oggetti sequestrati con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha consentito di accertare la riconducibilità di alcuni di questi con quelli saccheggiati dalla Chiesa Madre di Acerno nel 2017. Sicuramente è un momento di gioia anche perché si ritrova nel tempo della festa patronale. C'è un certo rammarico in quanto gran parte della refurtiva non è stata ritrovata, anzi alcuni piccoli oggetti ritrovati lasciano intendere che il resto sia parte di quell'argento che i carabinieri della patrimoniale hanno ritrovato sciolto. Attendiamo che gli sviluppi poi anche delle indagini possano sconfessare questa ipotesi. Anche se come popolo penso in questo momento c'è tutta la voglia di riprendere un cammino ordinario anche dal punto di vista della fede, sostenendo che la fede in San Donato è sempre rimasta, non c'è stata tolta, e questo sentimento che aiuterà questo popolo forse a ricostruire le effigi che richiameranno un nuovo vigore anche di questa fede, di questa devozione, di questa anche realtà centenaria che custodisce questo paese anche come memoria. Sì, una parte importante del tesoro di San Donato finalmente rientra ad Acerno. È una gioia immensa di tutta la comunità di Acerno e l'occasione anche per ringraziare l'operato dei carabinieri che oltre in questa occasione giornalmente si impegnano a tutela di tutti.